Roma, For Italico. Una giornata tutta dedicata all'incontro tra la pallavolo con l'istruzione. L'Università degli Studi For Italico, grazie all'organizzazione di Vollerò, ha patrocinato ed ospitato una tavola rotonda su sport e scuola tra ipotesi e realtà. Presenti tanti personaggi del mondo dello sport di ieri e di oggi, della scuola e delle istituzioni, che hanno fatto sistema integrando opinioni, proposte e progetti. I lavori sono stati presentati dal vice direttore di Rai Sport, Jacopo Volpi. Una iniziativa coadiuvata, coordinata in maniera eccezionale da Vollerò, è qualcosa di più di una squadra di pallavolo, di una società, di un gruppo, è qualcosa che ormai ci ha preso tutti, attività agonistica, attività di base, insomma si parla di sport e scuola tra ipotesi e realtà. Andremo avanti in grande velocità con grande sintesi anche perché il Presidente del CONI ci ha onorato la sua partecipazione a tutta una serie di impegni abbastanza importanti in mattinata, però credo che nessuno meglio dei grandi relatori, che poi andremo a scoprire piano piano, che sono a questo tavolo, hanno a cuore le sorti del rapporto tra sport e scuola, che tra l'altro è stato uno dei punti cardine della campagna elettorale del nuovo presidente del CONI, Giovanni Malagò. Tra altre cose, la seconda conferenza stampa è stata fatta non a caso proprio dentro una scuola. L'evento, in considerazione della scadenza della convenzione MIUR, CONI e del progetto di alfabetizzazione motoria, ha voluto sensibilizzare il mondo sportivo e il mondo della scuola ad una sempre più ampia e fattiva collaborazione. Un'iniziativa importante su una tematica estremamente attuale, che è quella del rapporto fra sport e scuola. E quanto sia sentita è testimoniata anche dalla presenza degli autorevolissimi relatori, primo fra tutti il Presidente del CONI. Rinforzare quella che è la presenza dello sport nella scuola è una chiave importante non solo da un punto di vista sociale ma anche per la promozione della salute in un ambito così strategico come quello scolastico. Tra i relatori Giovanni Malagò, Presidente del CONI, il presidente della Federazione Pallavolo Carlo Magri con il segretario generale Alberto Rabiti, Roberto Gueli, referente per lo sport del Ministero Istruzione, Fabio Pigozzi, prorettore dell'Università, Luciano Cecchi, consigliere FIPAV, Claudio Toti, presidente Virtus Pallacanestro Roma e Andrea Scozzese del progetto Vollerò. Sport e scuola, l'ho sempre detto, l'ho dichiarato, l'ho urlato, l'ho gridato, ho supplicato, sono due facce della stessa medaglia, non si può pensare di fare lo sport in un certo modo se non si crea un rapporto non importante, diverso col mondo della scuola, e bisogna riconoscere che la pallavolo in questo senso è uno sport che sta avanti. E i numeri parlano chiaro, la cultura che hanno trasmesso, e ci stiamo adoperando. Abbiamo già firmato un protocollo, io sono presidente da 3 mesi, già abbiamo fatto passi in avanti importanti. È chiaro che qui non c'è da confondere ruoli, perché il CONI non legifera, però può dare una mano a sistemare questa grande ferita della scuola in Italia. Dopo questo primo momento di dibattito e discussione, seguito dall'attento pubblico con molto interesse, l'attenzione si è spostata sul secondo appuntamento della giornata, che si è svolta a poche centinaia di metri di distanza, allo stadio della Farnesina. Migliaia di bambini delle scuole elementari e medie, degli istituti romani e della provincia, hanno dato vita ad uno spettacolo veramente unico. Farnesina 2013, un grande evento organizzato dal Comitato Provinciale di Roma, un evento storico in collaborazione con MIUR, le scuole del ciclo della scuola elementare, prima media, qui radunati abbiamo circa più di 2500 bambini a cui il progetto in collaborazione appunto col Comitato porta a questo evento. Colore, vivacità, gioventù,
una sferzata di energia che ha coinvolto genitori, insegnanti e spettatori, dando un messaggio di grande positività nello sport e nella vita. I giovani pallavolisti si sono divertiti con lo sport che li accomuna e li appassiona. Una festa all'aria aperta come segnale di continuità tra scuola e mondo della pallavolo. Terzo appuntamento della giornata, le finali della 20ª edizione di Volley Scuola, organizzato dal Comitato Regionale Lazio. 146 squadre, tra maschili e femminili, degli istituti scolastici superiori di Roma e provincia. 600 gare disputate nell'arco di 3 mesi, da febbraio alla fine di maggio. Ospiti di riguardo, il consigliere federale Luciano Cecchi, l'atleta Lasco, accompagnato dalla consorte Milena Stacchiotti. 20 anni di Volley Scuola, una grandissima emozione, una bellissima giornata di sport, ragazzi che hanno fatto vedere veramente le loro qualità. Sicuramente tra questi ragazzi e queste ragazze c'è qualche campione di domani, il connubio tra sport e scuola al centro dell'attività della nostra federazione in questa bellissima giornata di festa in cui abbiamo abbracciato tanti argomenti sia culturali che sportivi, un compleanno importante per un torneo che oggi rappresenta la storia dello sport a scuola nella città di Roma. Cori, striscioni, applausi sono stati il giusto corollario delle finali, dove gli atleti hanno dato vita a un buon livello di gioco tecnico e agonistico. Grande campione al Volley Scuola, un mito per i ragazzi. Sicuramente queste sono le motivazioni che ti hanno spinto a venire qui oggi. Grazie per i complimenti, ma io credo che più che le motivazioni che mi hanno spinto è un ritorno un po' all'infanzia, nel senso che tutti noi siamo partiti da giovani, da manifestazioni come queste, e tutti noi abbiamo avuto degli esempi da seguire, quindi quando abbiamo proposto di venire qua, visto che adesso viviamo a Roma, fa sicuramente piacere. Devo essere onesto, sono rimasto anche piacevolmente stupito dal buon livello dei ragazzi oggi, perché ho visto un pezzo della finale maschile e i ragazzi promettono molto molto bene. Quindi in bocca al lupo a tutti quanti, complimenti e ci vediamo presto. Tutto questo è scuola e sport. Quando si incontrano, non possono che nascere sinergie che contribuiscono ad una crescita equilibrata dei giovani.